Ok, eccoci tornati live. Problemi tecnici, ma noi siamo più forti di qualsiasi problema, vero Madonna, Toscani? questa tecnica qui, sto imparando, mica male la mia tempera queste cagate qui. Non è Serio. male affatto. Ma peraltro, dicevo prima fuori onda che abbiamo fatto tutto un giro tra mailing, cose, mica cose, ha scaricato programmi, mica programmi. Ha una pazienza infinita, Toscani. Super avuta. Incredibile. Un momento, c'è uno qua. Pronto? Intanto che Allora, mi richiami più tardi, fra un momento. Ti richiamo io. Allora, vai, chi era io? Ah, sì. intanto se avete domande dalla chat, fate. Me le puoi mandare? Sì, no, devi chiamare la mia assistente, la Susanna. Aspetta. Susanna! Vieni qua, parla con questo signore della RAI. Parla con lei, gli dai tutto. Ok, ci siamo. Ok, perfetto, perfetto. E Vorrei dicevo? mandarmi gli autoritratti. Sì. Cosa Digli succede nella racchetta? che vuole, la gente ha mandato le foto della RAI. Piglia questo signore qua e digli come mandare le foto. Prendilo, parla. No, Sì. prendilo in mano. Ah, ma non c'è la prima voce. No. Ah, pronto? Sì, pronto. Bene, andiamo avanti. Ciao, ciao, E mi ciao. diceva che... No, è interessante invece questa cosa dei ritratti. Parliamone un attimo, dai, iniziamo da qui. Te la sta facendo su Instagram, che ho visto che sta fatto una nuova idea. No, ho fatto questa roba qui su Instagram, mi sono chiesto, ma cosa si può fare qualcosa di utile con questo Instagram invece di chiacchierare e non serve a niente? In realtà è un compiacimento a guardarsi, a raccontarsi, ma non è che si impara niente, ci vuole bisogna fare qualcosa di concreto, no? Allora, ho detto a tutti, visto che parlando di fotografia, dicendo la fotografia deve essere testimone del nostro tempo. E tutti parlano di ritratti, io sono fotografo di ritratto, sono reporter, sono... No, dico, va bene. Parlano di modelli, modelli, dico, ognuno di voi è il modello di se stesso, forse la persona che conoscete meglio e forse la persona che conoscete meno. E forse tante volte non la volete neanche conoscere. Comunque adesso viviamo tutti, tutto il mondo fra l'altro, agli arresti domiciliari. Incredibile, una situazione mondiale incredibile. Ho detto, bellissimo fare un reportage e ognuno è modello di se stesso. Cosa sta sentendo? Cosa stai vivendo in questo momento? Sei allegro, felice, ansioso, disperato? Bene, fammi vedere come sei. Perché ognuno ha un'immagine ben precisa di se stesso in questo momento, no? In rapporto a quello che vive. A quello che viviamo e a quello che pensiamo dovremmo vivere. Quindi è una situazione etica, umana molto particolare. E dico, ognuno dovrebbe fare un ritratto di se stesso che è storico. Cosa sta vivendo in questo momento? Ognuno è reporter di se stesso, no? In questo momento storico. Questa è l'idea. E mi sono arrivate delle foto incredibili, bellissime, ma a migliaia, eh? È il solito gatto, è il solito coso, il solito divano, però anche il gatto è di fotografato in modo diverso e il divano è tutto diverso e gli sguardi persi sono uno diverso dall'altro. E sto parlando con Michael, Chi è the king of clickers. Buongiorno, ciao. Susanna Crisanti che l'ha Sono delle cose? Sono delle cose? fatti vedere, questa è la Susanna Crisanti Come sei? che è la mia Ciao assistente Susanna. che Ciao. scarica tutte le foto dei clicker. Io non riuscirò mai a mettermi così con tutte le cose. Erano 9? 10? Erano 9, sì. 9? 9. Non ricordo più nemmeno io. Ormai sono confuso anche io. Sono come quelle del Kama Sutra, invece del pisello metti la macchina fotografica. Oddio, meraviglioso. Comunque è simpaticissima Susanna. Gamba, architetto, grande educazione, una signora che dedica il suo lavoro alla fotografia. Fa anche le foto, guardate, Susanna Crisanti, andate a vederla
Dove sono le tue foto, Susanna? Pubblica su Instagram, credo. Instagram. Ok, e quindi questo progetto, e poi una volta inviate le foto, cosa succede? Beh, avete visto la prima pagina della Repubblica? Sì, però magari qualcuno no. Beh, no, poi online di Repubblica.it, tutti cambiano costantemente, 30 alla volta. E poi vedremo, faremo un libro, una pubblicazione speciale, una grande mostra, ma in un posto importante. E per di più adesso mi hanno chiesto dalla Francia di fare questo, Libération. Questo è un grande reportage, fatto da fotografi che finalmente prendono in considerazione loro stessi in questo momento storico. E so che ogni giorno poi su Instagram fai una sorta di recensione tra le foto migliori che ti sono arrivate in quella giornata, no? Tutti i giorni, alle 5:30, su Instagram, Oliviero Toscani Studio, si parla di fotografia. In questo momento parliamo molto di autorità, ma non si parla di fotografia, di macchine, queste robe qui. Un po' come le mie lezioni di fotografia, non si parlava di questo. Si parlava di visione, di immaginazione, di punto di vista, di soggettività, perché il fotografo deve avere la sua soggettività. E l'importanza e l'interesse di ogni fotografo è proprio la sua unica soggettività. Cioè, grandi, bravi fotografi, io non dico grandi, dico bravi e meno bravi. Grandi non esiste. Quando si parla, tu sei una star, tu sei grande. Sono tutte cagate da provincia, scusate. Il fotografo in realtà è un mestiere d'artigiano, ricordatevelo bene. È un mestiere artigianale, concettuale e artigianale allo stesso tempo. La soggettività e la ricchezza del fotografo uomo, del fotografo umano, no? La capacità di lettura della situazione. Cos'è fare una fotografia? È prendere un dettaglio di ciò che sta succedendo al mondo, che può essere da un oggetto a una piazza vuota, prendere questo dettaglio di ciò che sta succedendo e fanno un simbolo per la lettura di una condizione umana, sociale, politica, quello che è. Comunque questa è la fotografia. E come leggevi prima della Sontag, dice ogni fotografia permette la riflessione e la deduzione di ciò che stai guardando. Leggila. Ma è una cosa di una banalità unica quello che dice, scusate. Però lo dice in un modo così importante che chi lo legge pensa di essere intelligente. Io personalmente tutte le volte che leggo qualcosa di complicato o sento parlare qualcuno in modo complicato, penso che quello lì sia un coglione. Beh, allora... No, vi dico perché. L'ho imparato, sapete da chi? Ho avuto la fortuna all'inizio degli anni 60 di andare a Barbiana, non so se sapete cos'era Barbiana. A Barbiana c'era Don Milani, non so se avete mai sentito parlare di Don Milani, quel prete che faceva scuola ai contadini. E io andai a Barbiana nel 63 e gli feci un reportage, delle foto. Avevo 21 anni, E andai qualche volta a Barbiana e vidi come questo prete faceva la scuola. Sapete come faceva? Prendeva il Corriere della Sera. Alla mattina gli portavano il Corriere della Sera e leggevano il giornale. Poi prendeva l'articolo, allora si chiamava l'articolo di terza pagina, l'articolo di fondo che veniva scritto dai vari Montanelli, da Buzzati, dai grandi giornalista del momento. Leggevano tutti insieme, lui e i suoi allievi contadini di origini, figli di analfabeti, leggevano questo articolo e poi diceva adesso lo riscriviamo con metà delle parole e forse con un contenuto più profondo. Capito? Questo era l'esercizio alla scuola di Barbiana. Togliere, togliere, togliere finché sarà così semplice, leggibile e comprensibile che tutti diranno ma anch'io avrei potuto farlo. Sì, però non lo sai fare.
Anche tu, adesso che l'hai letto, sì, anche tu lo sai fare, ma tu non sai che difficoltà è passare attraverso, passare e capire questo. La forma di un uovo, un filo d'erba, che complicazione della creazione. Non ci sono due uova uguali, se tu guardi bene, e devi essere capace di vedere la differenza. Questo è il fotografo. Leggi la frase lì. Le fotografie, che in quanto tali non possono spiegare niente, sono inviti inesauribili alla deduzione, alla speculazione e alla fantasia. Bravo. Di fronte a ogni immagine possiamo fare questo. Puoi dedurre, puoi montare la tua fantasia. E per di più, questo è un esercizio silenzioso. La fotografia in silenzio è l'unica arte che è in silenzio, a parte la pittura, ma io non la considero neanche più la pittura, non ha più niente a che fare con la società moderna, la pittura non serve più alla società moderna, l'arte, pittura, scultura, tutte lì sono robe, creano prodotti per ricchi collezionisti che se li scambiano fra loro a suon di milioni. Quella è l'arte contemporanea. La fotografia invece ha ancora un'importanza sociopolitica, cioè è un servizio, io dico, potrei dire un servizio pubblico. Cioè, tu impari guardando le immagini, anzi non solamente, ormai più del 90% di ciò che sappiamo, lo sappiamo perché ne abbiamo viste le immagini. Tutti conosciamo Trump, ma nessuno ha mai incontrato, però sappiamo chi è. E abbiamo, ognuno di noi ha un'opinione diversa pur avendo visto le stesse foto, quindi deduciamo da Trump quello che vediamo, le immagini di Trump, quello che pensiamo di Trump pur non avendolo mai incontrato. E così di tutti, di Presidente Conte, dai musicisti, ormai la realtà è l'immagine, non è più la realtà. È ciò che vediamo tradotto attraverso l'immagine. Beh, quindi è importantissima la fotografia, e nello stesso tempo non c'è più il mestiere del fotografo, c'è la professione del fotografo, ma non è un mestiere, è finito il mestiere, lo studietto, state cazzate qua, non serve niente. Il fotografo deve essere un pensatore, un filosofo, un psichiatra, un analista, un politico. Alla fine il fotografo deve essere un politico, ma non il politico come lo conosciamo noi, come diciamo quello un politico che va in Parlamento a parlare, a dire un cazzo. È un politico nel senso che deve appartenere a una società e deve portare il suo contributo nel miglioramento della società. Quindi, allora, anzitutto aspetta, volevo dire una cosa, perché Settimio ha scritto un commento interessantissimo. Ho fatto un discorso lungo perché non ho avuto tempo e capacità di farlo corto, Winston Churchill, e tra l'altro, fatemi aprire una parentesi, Settimio... Neanche il tempo, il talento, la capacità, sì. Che molto... Settimio ha deciso di uscire dalla live perché, insomma, c'è questo problema di banda e... Settimio torna, com'è la canzone? La torna, non so quale canzone torna, però ecco, è interessante capire la differenza che c'è tra, come lei prima diceva, no? Che il fotografo come professione è quello, sì, studietto e finito. Cioè, allora, il professionista fotografo esiste, ma la professione del fotografo no, giusto è questo? Allora, è come, sapete che fino a qualche, diciamo, prima della Seconda Guerra Mondiale, fino lì, la percentuale degli analfabeti in Italia era 30%, non sapeva scrivere. Quindi si andava dallo scribacchino a farsi scrivere le lettere, no?
anche per le lettere d'amore, se andava e diceva, senta, mi scriva, cara Anna, è tanto tempo non ti vedo, ma quando avremo, capito, se andava a farsi scrivere perché non sapevano scrivere. E il fotografo professionista ha fatto questo mestiere come lo scrivacchino fino a poco tempo fa. La gente andava dal fotografo a farsi fotografare la fabbrica, la fabbrichetta, la cosa, gli oggetti, perché loro non sapevano fare, soprattutto era complicato le pellicole, lo sviluppo, era complicato l'esposizione, la macchina fotografica, i diaframmi, insomma, era difficile. Va bene, allora si andava dal fotografo a farsi fare questo servizio. Adesso questo non c'è più bisogno, perché come vedete, ognuno con le macchine che ci sono, la tecnologia è riuscita a risolvere il problema tecnico, no? Quindi questo fotografo, a meno che qualcuno voglia una cosa veramente speciale, allora non è che vada da un fotografo, vada da un artista, vada da qualcuno che ha una visione particolare e si fa fare le fotografie. Ma ho detto, questi fotografi sono 100 in tutto il mondo. Le grandi campagne, i giornali, li fanno questi 100 firme. Gli altri non fanno niente. Pubblicano sul web, ma su lì sono capaci tutti. No, non porti avanti nessun discorso sociale. Chiaro. Non esiste più il mestiere del fotografo. Sì, andiamo a farci fare la foto per Natale da mandare ai genitori. Insomma, ormai la facciamo col telefonino, la mandiamo subito. No, non vai dal fotografo che sviluppa la pellicola, poi ti fa sedere sulla sedia con tua mamma di fianco. Non si fa più. No, non si fa più. E anche le foto di matrimonio. Io, per esempio, quando vado a fare il matrimonio, dico, ti faccio le foto, sapete come le faccio? Dico a tutti di portare il telefonino, di fotografare e poi mi faccio mandare tutti i file e monto l'album. Bellissimo. Sono delle foto di matrimonio bellissime. Cioè, si fanno i selfie, ridono, scherzano, tutti gli amici e gli invitati, no? È bellissimo. Ho fatto per qualcun amico proprio un matrimonio, gli ho detto a tutti portate la macchina fotografica e fotografate. Poi mi sono fatto mandare tutte le foto fatte. C'erano delle foto che io non sarei mai stato capace di fare. Soprattutto non potevo essere dappertutto come erano tutte quelle macchine fotografiche. Capito? E la storia dell'autoritratto adesso. Ognuno si è fatto l'autoritratto, ma in realtà come se gliel'avessi fatto io, perché gli ho detto, li ho fatti diventare dei fotografi utilizzando loro stessi come modello. Come modelle. È un grande workshop. È interessante. Quanto riguarda il matrimonio, vabbè, però prima volevo leggere un commento che è arrivato, perché insomma si sposa bene con tutto quello che stiamo dicendo. Allora, Johnny Man dice, se io faccio un film stupendo e non sono un regista, è importante che il lavoro faccia io? Il lavoro che si fa non rappresenta la persona, anzi, non avendo vincoli di incasso, si è liberi di esprimersi come si vuole. Questo l'ho aggiunto io, ma immagino che fosse questo. Allora, prima di tutto, lui un film stupendo non lo farà mai, sono sicuro. Essere liberi cosa vuol dire? Da cosa? Liberi da cosa? Liberi. Io sono sempre libero quando lavoro. Se non fossi libero non farei il lavoro. Ma nessuno mi obbliga a fare niente. Non è perché mi pagano non sono libero. Non è che i soldi non mi rendano libero. Anzi, i soldi mi rendono ancora più libero. Che discorso è se uno fa un grande film, bene, un grande regista, ma lo faccia però, non a parole. Invece si fanno un sacco di cagate pensando di aver fatto dei grandi film o grandi foto. Questo è il vero problema. Inquinano la professione, pensando di essere, nessuno capisce le mie fotografie, i miei clienti sono ignoranti. Beh, tu hai clienti che ti meriti. Ognuno ha i clienti che si merita, ricordate. E se non hai clienti non te ne meriti. Io li chiamo clienti, ma non li chiamo normalmente clienti, li chiamo committenti. La gente mi commissiona un progetto. E ognuno, è la prima cosa che un fotografo deve fare, deve scegliere il suo committente. Perché se tu avrai un committente ignorante, non potrai mai fare un buon lavoro. È inutile. La qualità del lavoro è fatta dall'intelligenza del committente, oltre che la tua.
lo diceva Frank Lloyd Wright, il grande architetto, la qualità dell'architettura dipende dall'intelligenza del committente. Se voi avete un committente intelligente, siete in condizione di poter fare un buon lavoro. Martino Corradori dice: ho notato che la creatività si libera quando le si mette dei paletti. Senza queste si tende a vagare senza meta e spesso si rimane nel banale. Vero o no? Non penso si possa essere creativi senza meta. È impossibile. Cioè, neanche questione di paletti. Esiste delle problematiche, no? Che non sono paletti, anzi, sono dei trampolini, no? Cioè, c'è dei committenti che ti mettono in condizione di fare delle cose che tu non avresti mai pensato di farle se non avessi avuto questa richiesta. E quindi, la grande pittura del Rinascimento era tutta committenza, nessuno lavorava gratis. I papi andavano dai grandi pittori e si facevano fare le Cappelle Sistine e le pale della Chiesa. Allora la Chiesa era il più grosso committente che ci fosse, era l'unico che pubblicava in realtà, no? Allora non c'era cinema, non c'era televisione, non c'era giornale, non c'era libro, non c'era niente. L'unico posto dove vedevi le immagini del Padre Eterno, della Chiesa, dell'inferno, dell'ultima, del giudizio universale, era la Chiesa. La Chiesa ha fatto fortuna con la comunicazione, con le immagini, con i fotografi di allora, che erano i grandi pittori. Non c'era altro. Uno entrava in chiesa e vedeva la faccia della Madonna, vedeva la faccia del Padre Eterno, del Creatore. L'unico posto. Allora, l'immagine, vi dico, torniamo indietro. Cos'è l'arte? L'arte è semplicemente comunicazione, giusto? Avete capito? L'arte è comunicazione. Comunicazione però nella sua migliore espressione. Allora diventa arte. Quando la comunicazione, la musica, la pittura, la scultura, torniamo indietro nel tempo, è diventata, comunicava cosa? Il potere religioso. Allora, strano, tu dici, ma allora l'arte e il potere e il mercato hanno bisogno uno dell'altro. Il potere ha bisogno dell'arte per comunicare il suo potere. E l'arte ha bisogno del potere per potersi esprimere. Perché se tu non hai la pubblicazione della Cappella Sistina, se Michelangelo avesse fatto questo in una catapecchia, non l'avremmo mai visto, non sarebbe diventato Michelangelo. Michelangelo è diventato grande perché c'era il Papa che gli ha permesso di pubblicare il suo lavoro nella Cappella Sistina. Avete capito? Adesso non è più esattamente così, ma il principio è sempre uguale. Adesso ci sono tanti luoghi, spazzature anche, dove puoi pubblicare la roba, ma nessuno la vede, spazzatura. Non hai nessuna influenza né sociale né sociale, dico proprio nel senso di educativa. Nessuno la vede, quindi non educhi e non influisci nessuno. La fotografia non è fatta per questo. Però se una volta c'era l'editoria, che era come dire... Allora, prima ancora c'erano il Papa, poi c'è stata l'editoria andando avanti nel tempo, e adesso c'è questo mezzo democratico che è Internet, no? Che dà la possibilità a chiunque di esporsi. E se è vero come è vero che è democratico, perché chiunque può mettere una foto, è vero anche che di contro si è riempito di tantissima fotografia inutile, se vuoi. Però ci sono ancora delle foto di valore, e non ha valore come... Ditemi delle fotografie che sono passate la storia via internet. Una. Non neanche una. Fotografo internet. Chi è? Ma chi è? Nessuno fa influenza socialmente. Nessuno. Internet è il tramonto. Le foto del tramonto. C'è stato scritto un libro che si chiama Paolo Landi. Leggetelo. Internet al tramonto. Dovete leggerlo.
non c'è una immagine su internet fatta per Instagram che uno si ricordi. Incredibile. E allora, come mai? Beh, un po' perché la storia si fa dopo, cioè, nel senso, una foto te la ricordi dopo che sono passati anni, se no, cioè, come fai a giudicarlo? Lo sapremo tra 20 anni quale foto hanno. Sì, vabbè, ma come vedi, però, deve avere la fortuna di aver fotografato il Kennedy che gli ha sparato. deve avere quella fortuna lì, quindi non è questione di bravura del fotografo. Cioè, io adesso parlo con te, ti faccio un ritratto, tu diventerai Presidente della Repubblica e dici, guarda, Toscani gli ha fatto un ritratto quando aveva 31 anni. Ma non è una bravura, è un caso. Quindi la fotografia è anche esposta a questa casualità, mentre la pittura non lo è. L'arte moderna non lo è più. Capisci? Tu fotografi la tua vicina di casa. Là, non la conosci neanche, ma gli fai una foto sul pianerottolo mentre prende l'ascensore, no? Che poi diventa prima ministro. Quando diventa prima ministro la vai a vendere e dici, guarda, io l'ho fotografata dall'ascensore. Ma non è una bravura, non è una ricerca. Ok, ma come si esce da questo impasse? Ma non è un impasse, questa è la condizione. Io trovo che non è più possibile. Cioè, voi dico, i dilettanti hanno questo rapporto con la fotografia. Sono ancora negli anni 60. Quindi adesso la fotografia deve essere usata in altro modo. Cioè, io ho capito di far fare a ognuno il suo autoritratto. Non la faccio neanche io più la foto, ma la foto l'ho fatta io. Non devi cliccare tu per fare la foto. E tutti mi hanno ringraziato che non si erano mai visti così. Non si erano mai analizzati così. Facevano i selfie del cazzo, si mettono lì a fare la foto. E questa è un'altra roba. Invece sono diventati degli autori, hanno cominciato a ragionare. Cosa faccio io in casa in questa condizione umana, sociale, mondiale? Cosa faccio qui? C'è un futuro, c'è un futuro. E comincia a venire fuori un'umanità che... vero? Quelle foto le ho fatte io in realtà, pur avendo fatto cliccare agli altri. È un altro modo. Loro hanno fatto i direttori della fotografia, ma il regista sono stato io. Allora adesso il fotografo deve essere un regista sociale, deve essere o un poeta o un politico, che è un po' la stessa roba. Moderno. Pensate al futuro. Ecco, quello che ho notato in questa serie di interviste che sto facendo a grandi fotografi e anche meno noti, no? Insomma, gente che si sta affermando in qualche modo, ho notato che quelli che hanno una fotografia più profonda effettivamente sono una persona più profonda. Cioè, io, se non li avessi conosciuti come fotografi e li avessi incontrati, avrei pensato fossero dei filosofi in qualche modo. Hai ragione. Ma io ho conosciuto i grandi fotografi, quelli che voi chiamate grandi fotografi, e sono tutti dei grandi filosofi. Psicologi che analizzano non con le parole, ma con l'immagine. È logico. Dico, avessi dovuto parlare con Penn o con Avedon, mi dico, era tutta gente che parlava di società, di umanesimo. Di umanesimo. Io ho fatto 6 mesi fa un discorso al gruppo, all'Art Director Club in Spagna, a Madrid, e gli ho portato dicendo l'unico progetto su cui dovete lavorare è l'umanità. E se voi analizzate le fotografie in generale, è tutta questione di umanità. Uno deve capire, deve entrare. È per quello che io tante volte sono intollerante a vedere la perdita di tempo di questi segaioli che fotografo senza rispetto dell'umanità.
queste modelle appoggiate al muro che soffrono. Cazzo, va bene, quando ne ha vista una aveva paura. Ma perché copiate tutte queste cagate qua? Ma come mai tutto ciò che è stupido viene copiato? Perché è più facile. Allora, è più facile, è più comodo. Sapete cosa vuol dire più facile e più comodo? È più stupido. Tutto ciò che è facile e comodo è semplicemente stupido. Ragionate. Già questo è un bel tema da fotografare, no? La modella. Facile e comodo. È chiaro che se è la Bellucci è ancora più facile, è famosa, non c'è neanche bisogno del bravo fotografo. No, è incredibile. Tutto ciò che è facile e comodo è stupido. Attenzione a non cascare in questo tranello. Non è interessante. Allora, Dael scrive, non so, io ho pagato un fotografo per delle foto dei miei figli e, come me, tanti altri. Per chi vuole appenderle ai muri, la qualità estetica ha ancora un valore. Giusto, giusto. Giusto, devi pigliare un bravo fotografo e fotografare i tuoi figli, perché tutti i figli sono piccoli, sono onesti, non hanno il problema di sembrare belli quando sono quello che sono e sono belli per quello. E quindi non sto negando la parte estetica, assolutamente. Ragazzi, la Cappella Sistina esteticamente non è male, la Guernica di Picasso non è male esteticamente, eppure parlo di un bombardamento, della guerra civile. Attenzione, poi bisogna essere capaci di mettere anche quello dentro lì, oltre alla capacità. Il grande poeta sa anche scrivere bene, e anche scrive bene, mette le parole giuste una in fila all'altra, il grande artista. Dael ha scritto questo commento quando si parlava del fatto che non esistono più i fotografi di provincia, quelli che insomma fanno... esistono, sì, ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, indubbio. Ma figuriamoci, ci sono, ma io parlo come principio ormai. Beh, lui fa i figli, gli do rispetto, perché dice, ma forse io non li fotografo così bene. E va dal fotografo, questo è minorato una volta. Si può avere anche l'artigiano che ti fa le scarpe su misura, non è che sia il contrario io, però attenzione. Io ieri sera ho ospitato un mio carissimo amico, si chiama Piero Serrecchia, ed è incredibile perché lui si definisce clicker, ma in realtà secondo me è un fotografo anche con le palle quadrate. Lui ha 30 anni che scatta, ha uno studio e quindi è passato dall'analogico, l'era analogica in cui c'era tutto un altro processo, ad oggi, ed è sempre rimasto comunque il fotografo di paese, no? Lui ha il suo negozietto che è poi molto bello peraltro, però insomma il suo studio eccetera in una zona di paese. È una minoranza. Ma lui vive di quello, no? Ovviamente, sì, vive di quello, però... Bravissimo, ma non ho niente, ma figuriamoci. No, però lui parlava del fatto che comunque effettivamente si sono evoluti tantissimo i tempi e sono palesemente cambiati, cioè non c'è più la persona che... non c'è più la cultura della fotografia come c'era una volta. Adesso è un'altra cosa. Io ho cambiato dall'analogico al digitale... quando ancora i giornali non accettavano il digitale. Allora stampavo dal digitale su carta e consegnavo le foto su carta. Ma alla fine non mi sono neanche accorto di questo cambiamento fra analogico e digitale, perché non è quello il problema. Non è quello il problema, era un modo per trasportarci, era un'altra automobile, ma il vero problema della fotografia è cosa fotografi e perché lo fotografi, e non con cosa lo fotografi. Il problema non è con cosa fotografi, cosa e come e perché. Con cosa, io so usare qualsiasi macchina fotografica. Ah, su questo sono d'accordissimo, però credo anche che l'analogico ti cambi la percezione della fotografia in qualche modo, perché per una tutta una serie... Ma sì, invece, perché... Assolutamente no, perché... Sa perché? Adesso glielo spiego perché. Per vari motivi. Il primo è che nel digitale hai subito l'immagine e questo ti provoca
di pensare meno, cioè secondo me ti avvicini meglio alla cultura della fotografia con un mezzo analogico, perché hai più tempo per pensare. Quando vedi il risultato è passata una settimana e quindi hai più, come dire, sforzo di pensiero in quella settimana in cui aspetti. Hai modo di pensare alla fotografia, poi la guardi e dici, no, non era per niente come la volevo. E quindi quando riaffronterai un'altra fotografia con l'analogico hai più tempo per pensare, per riflettere su quello che stai facendo. Io ho imparato con l'analogico, sono andato avanti a pensare allo stesso modo. Io non è che sono quei fotografi che fanno la foto e poi guardano. Quelli li odio, sono i cretini nella fotografia. Appena uno scatta e guarda, per me è cancellato. Per me è cancellato. Non sa perché, probabilmente. Seriamente, io quando scatto col digitale non guardo mai cosa c'è sotto. Non guardo. Come se avesse una pellicola. Appunto, perché lei è nato con la pellicola. E se lei fosse nato con digitale avrebbe, secondo me, un altro approccio. Io sono convinto. No, ha rovinato la qualità. Ti ho detto, più facile, più comodo, più stupido. Le fotografie sono più stupide. Chi si è lasciato condizionare al digitale è stupido. Fa le fotografie più stupide. Infatti sono d'accordo, è esattamente questo che volevo dire. Sì, d'accordo. Che noi nati nel digitale siamo... Questione di disciplina. Certo. Certo, e però sai, è diverso. Una volta... non è una giustificazione, perché oggi hai tutti i mezzi per informarti, capire, imparare e conoscere. Ci mancherebbe, molto più che una volta, peraltro. E sotto questo punto di vista, bellissimo. Però è anche vero che dall'altra parte ci sono talmente tante informazioni che è facile perdersi, no? E quindi, come dire, elevare a monito un video sulla posa fotografica, per esempio. Ok? Ma il vantaggio di chi è nato nell'analogico è che comunque era obbligato a pensare di più. Ma proprio fisiologicamente, no? Perché poi non è che scattavi a caso e spendevi... Questo è questione di disciplina, come lavori. Cioè, io devo conoscere bene la tecnologia. Per esempio, adesso io con la tecnologia del digitale, qui, come vedete, mi piace perché mi imparo. Ma vi racconto. Posso garantire che io ho lavorato con tutte le macchine, Deerdorf, Sinar, Speedgraflex, Linhof, Hasselblad, Nikon, via, fate la lista, non c'è problema. Io non ho nessun problema con le macchine. Conosco bene come utilizzare qualsiasi tecnologia fotografica. Va bene? Non solamente. Ma quello dove uno deve imparare bene a capire la tecnologia della luce, delle riflessioni, è come giocare a biliardo. La luce funziona esattamente come il biliardo. Deve capire che ogni superficie, che se riesce a vederla, vuol dire che ti trasmette della luce. Mi capite? Cioè non è che ci voglia la lampadina per illuminare. Tu puoi essere illuminato senza neanche vedere una lampadina, perché è tutta una questione di riflessi dei muri. Mi capisci cosa voglio dire? Cioè la luce la faccio entrare dalla porta, la butto su una parete bianca e già quella è la sorgente di luce, è sì la lampadina fuori, ma non la vedo neanche. La sorgente che mi illumina è la tela bianca sulla quale si riflette la luce. Tutto questo pochi lo sanno. Pochi. Incredibile, non capiscono un cazzo di luce, non sanno cos'è la luce, cos'è la l'entità della luce, è come l'acqua, capito? È come l'aria, no, ma l'aria è già intangibile, la luce è intangibile, ma è tangibile sugli oggetti che vedi. E insomma, tutto questo va imparato e bisogna andare a scuola anche. Altro che balle, non impari quei librettini del cazzo lì. Che tipo di scuola andrebbe fatta? Ma io, dopo il liceo, ho fatto 5 anni di scuola d'arte a Zurigo. Quella che ha fatto Robert Frank, che ha fatto Bischoff, che ha fatto Kröbli, che ha fatto Peter Knapp, che ha fatto Hans Feurer, che ho fatto io, per dirvi qualche nome, va bene?
cinque anni di scuola dove si studiavano queste robe qui, a parte storia dell'arte, psicologia, psichiatria, dove veramente si discuteva la società. È una scuola complessa, non due anni per poi essere medico, attenzione, in Italia è così, cinque anni per essere fotografo, non solamente fotografo, anche grafico e tutto. E adesso vi devo dire di più cosa è successo. Mentre allora la mia scuola aveva dei dipartimenti, grafica, fotografia, design industriale, moda, adesso non ci sono più i dipartimenti. Si chiama visual art. Cioè uno deve, e già si iniziava allora, per quello che è importante. Noi facevamo fotografia, ma dovevamo studiare anche la possibilità grafica dell'applicazione della fotografia, conoscere i caratteri tipografici, con che tipografia va una certa foto, se fai un lavoro editoriale, capisci? Adesso è visual art, tu devi imparare a immaginare, cioè a mettere per immagini, e devi conoscere la fotografia, la grafica, il design, la musica anche, perché fai anche video, no? Visual art è anche video. Quindi non c'è più distinzione fra queste professionalità. Infatti, quando sono tornato a fabbrica due anni fa, anch'io ho tolto i dipartimenti. Non si faceva più fotografia. Ho tolto il dipartimento di fotografia o di grafica o di design. Tutti uguali. Bisogna imparare a ragionare, ragazzi. Tutto lì. L'umanità è il nostro problema. Credi che sia questo il più grosso problema dei giovani d'oggi, dei fotografi giovani? No, ma i giovani d'oggi non sono male, io trovo, in realtà. Sono un po' troppo miti, un po' troppo gentili, bravi. Allora, io quando avevo 20 anni, noi, quando avevamo 20 anni, dicevamo non fidarti di nessuno che ha più di 30 anni. Voi siete qui e che ascoltate un vecchio di 80 anni a parlare, ma mandatemi a cagare, siate bravi. Avete capito? È incredibile questo. Io sono qui che aspetto da qualche decennio una generazione che inizia a fare una rivoluzione, ma non la rivoluzione comunista, no, una rivoluzione umana. Gianluca dice: il fotografo d'oggi vuole piacere a tutti ed è questo il più grande sbaglio che possiamo fare. Bravissimo, questo ragazzo è intelligente. Esatto. La ricerca del consenso crea la mediocrità. Scrivetelo sul muro. Tutte le volte che dite sì a qualcosa che fate perché così avete pensate di avere successo. Invece, se fate qualcosa per quella ragione, vi fregate da soli. Quel ragazzo dai, è perfetto, vorrei conoscerlo. Ok, Giovanni Giommoni. Bravo. Quindi, okay. Dai, attenzione alle 5:30 alla sera, alle 5:30, Oliviero Toscani Studio su Instagram. Esatto, lì così magari poi lo tiri dentro in diretta. Sì. Dyle dice: a divulgare l'importanza della cultura può essere anche un profano, un non artista come me, o si tratta di raccontare il proprio percorso come a sponsorizzare, non di insegnare? Ma io trovo che l'esperienza personale può essere molto interessante. Io ho avuto a fabbrica dei ragazzi che venivano dall'Africa, che non erano mai andati a scuola, che affrontavano i problemi, le problematiche su cui dovevamo lavorare in modo molto personale e unico. Allora, voi dovete vedere un film, credo sia di un regista tedesco, si chiama Kaspar Hauser, la leggenda di Kaspar Hauser. Secondo me questo è fantastico, è la storia di un uomo che a 40 anni viene tirato fuori da una cantina dove ha vissuto da quando è nato, 40 anni, viene fuori e vede il mondo. È perfetto, questo è perfetto, è il fotografo perfetto. Il fotografo dovrebbe essere così tutti i giorni.
avere un grande morale e guardare e dire, ma come mai? Come dice, siamo qui che è, comunque in questo momento le fabbriche Beretta costruiscono sempre le armi in questo momento e vendono e fanno business dell'umanità. Avete capito? Cioè, bisogna domandarsi questa roba qua. E non è che sia un pacifista, ma non è questo il pacifismo. Vorrei vivere una vita civile. Tutto qua, civile. E per questo posso diventare cattivo. Posso diventare aggressivo. Civile. Domanda provocatoria. Perché Toscani parla di importanza sociale della fotografia quando lui si occupa di fotografia di moda? Che impatto sociale ha la fotografia di moda sul mondo che lo circonda? Giorgio II. Dipende quanto profondo sei tu ad analizzare le cose. Posso dare un piccolo esempio. La fotografia di moda perché deve essere non sociale? Ci sono quelli che la fanno non sociale e ci sono quelli invece... Personalmente io ho fatto sempre una fotografia di moda, devo dire, non integrata. Le mie non erano le modelle, che le miliardarie che fumano col bocchino. No, ma guardate solamente l'impatto della minigonna sulla società. Io ero al London School of Royal Art 6 mesi, quando la Mary Quant ha fatto la minigonna, ha tagliato la gonna. Questa azione di moda, chiamiamola così, è stata più importante di trattati di sociologia della società. E poi l'impatto della moda è molto importante, ma pensate gli hippie, il rock and roll. Io ho fotografato queste situazioni qui, il rock and roll, i capelli lunghi, i capelli corti, i tatuaggi. Ho centinaia di ritratti di gente tatuata, non so se lo sapete. Ma già da 20 anni ho fotografato le anoressiche e la moda, perché la moda non sono i vestiti da sera coglioni che fanno i fotografi dilettanti. Loro pensano fare le foto di moda, fare le foto stupide di donne stupide. Non è vero. La fotografia di moda è la fotografia del modo in cui la società si esprime in un certo momento. E devo dire che la moda, il vestito, è un oggetto molto importante dell'espressione sociale. Guardate i blue jeans, hanno rivoluzionato il mondo. Quindi la moda la intendo così. Così come i neri hanno rivoluzionato il mondo con la loro moda, no? Beh, parte integrante della cultura e del tessuto. Integrante proprio estetico, visivo, lo vedi subito. Per come uno si veste ti spiega che tipo è. Adesso tutti i conformisti si vestono da anticonformista. Tutti tatuati, capellino con la cosa qui. Sono tutti conformisti, è tutto un conformismo. Capellino tipo il mio? Sì, il tuo. Ah. È un conformismo. È una moda conformista. Tu ti conformi a quelli lì. Persino Briatore si mette il capellino così, quindi è il massimo. Ah sì? No, penso non lo sapevo. 10 anni fa, 20 anni fa. Vabbè, comunque, la moda è un comportamento estetico e sociale che insomma, Mario Monti ha la sua moda con l'Oden, no? Giusto? Mario Monti, sapete chi è? No? Sapete chi è? Sì. Ha la stessa età di Mick Jagger. Sono vestiti in modo diverso, ma riconosci subito la differenza culturale, no? E tutti e due non sono stupidi, molto diversi. E loro non sono conformati? O sono conformati a se stessi? Eh sì, a se stessi, appartengono al loro gruppo sociopolitico, non so come dire, espressivo. No? Sì, assolutamente interessante. Questa è la moda per me, non sono i vestiti assurdi da sera che se mia moglie si vestisse così sarei imbarazzato, hai capito? Jacopo dice:
Posso riproporre la mia domanda, sperando che venga ascoltata. Le foto lunari del 69 sono false, fatte in uno studio cinematografico? So che hai un'opinione a riguardo e che potrebbe essere interessante. Non credo siano state fatte in uno studio cinematografico a Oklahoma. Però avrebbero potuto benissimo essere state fatte lì. Benissimo. E nessuno avrebbe potuto contestarle. Solo che gli americani non sono stati così intelligenti per fare questo, perché avrebbero potuto fare questo e senza spendere tutti i soldi che hanno fatto per andare sulla Luna, perché alla fine mi domanda cosa serve. Non abbiamo ancora risolto i problemi sulla Terra, ci diamo i virus che ci uccidono, andiamo sulla Luna, e proprio degli scemi siamo. No, io no. Allora, questa menata qui che sono fatta nello studio, l'ha tirata fuori Massimo Mazzucco. Massimo Mazzucco negli anni 70, 74, 75, era mio assistente. Veniva spesso con me in America, poi è andato avanti a lavorare un po' come fotografo, però non ha avuto sto grande successo. Comunque, forse lui ha mollato un po'. E ha cominciato a fare queste cose su complottista, gli piace il complotto, lui è sempre piaciuto il complotto, un ragazzo simpatico, l'avete visto in televisione, no? Chi è? Massimo Mazzucco. Non ho la televisione. E coinvolto nella me e altri fotografi, con cui anche Peter Lindbergh, per analizzare se queste foto qui avrebbero potuto essere fatte in studio. Io penso che avrebbero benissimo essere potuto fare in studio, forse anche meglio. Ok, Salvo dice una cosa interessante. Da appassionato, sento la fotografia come mezzo per comunicare i miei pensieri. Non essendo un fotografo, ma un cliqueur, i social mi aiutano a capire se riesco a farlo. Ci possono essere altri modi? Ahia. Allora, queste qua che dicono, io uso la fotografia per esprimermi. Ma che cazzate sono? E quando parli non ti esprimi. E quando guardi qualcuno in faccia non ti esprimi. Quando dici la tua opinione non ti esprimi. Ah, io uso la fotografia così mi esprimo i miei sentimenti. Ma che ma... Io non credo che uno gli venga la capacità di esprimere i sentimenti quando ha in mano la macchina fotografica, e senza macchina fotografica non è capace. Devi avere dei sentimenti prima. E poi esprimili, va bene, ma e come mai lo fai a tempo libero? A scappatempo, come dicono in Toscana. Come mai? Non è importante per te? Io, il mio lavoro, tutta la mia vita, spero esprime i miei sentimenti tutto il tempo. Non è solamente la fotografia. Ok, ma ovviamente non è solamente la fotografia, però la fotografia è un tramite, no? È l'espressione di un pensiero, se no, cioè, ricade tutto quello che ci siamo detti fino adesso, no? Sì, ma gli dico a quel ragazzo, ma in quante lo vedono i suoi sentimenti? Sua fidanzata, cosa dove li fa vedere? Beh, ma Il che. problema è che lui cerca se stesso cercando di avere dei sentimenti che senza fotografare non ha. Potrebbe essere giusto, però potrebbe anche non esserlo, cioè. Io ho detto la mia parte. Non ho Ok. detto che tutto quello che dico io non è che sia tutto giusto, è il mio pensiero. Se vi interessa bene, se no. Andate da qualcun altro anche. Io ho imparato da tanta gente, non da uno solo. Ah, Per sì. un momento devo dire una cosa. Susanna! Susanna! Intanto leggo i commenti. Quanto è davvero importante lo studio di arti visive per la fotografia? O è più importante studiare, conoscere il mondo e avere una visione politica da far portare alla società? Deve fare tutte e due parallelamente. Per il momento, Susanna, è meglio che tu vai là. Vai, a lungo deve essere là.
Vai, vai. Poi ci vediamo qua. Hai capito? Bene. No, sono due cose contemporanee. Devi imparare l'arte visiva perché hai a che fare con l'immagine. Quindi sapere gestire l'immagine. Gestire vuol dire riuscire a mettere per immagine ciò che tu immagini vedendo, va bene? Immaginare vuol dire due cose, immaginare e mettere per immagine. E nello stesso tempo devi costantemente arricchirti e mettere costantemente in valore aggiunto tutto quello che impari girando il mondo. O comunque okay. Girando il mondo, che è un modo più semplice. Devi complicarti la vita, non devi aver paura, non puoi essere sicuro, devi costantemente viaggiare in questa insicurezza creativa. E pensare che invece tu sembri molto convinto della tua creatività, o comunque del tuo punto di vista. Te l'ho detto, tu lo pensi. E io lo penso. Questa idea, lo pensi tu. Io sono quello che sono. E non ho vergogna a essere simpatico, antipatico, dire quello che penso. No, certo, ma infatti, no, io sto semplicemente dicendo che l'impressione che dai da fuori è una persona molto convinta delle proprie idee, opinioni, anche della propria fotografia. Ma quando lo dico vuol dire che sono convinto, sì. Ma non è detto che domani dico il contrario di quello che ho detto oggi, perché ho capito che forse domani... Sai, sono come le tue mutande, le cambi tutti i giorni. Devono essere sempre pulite, però devono essere sempre pulite come i calzini. Non è che tutta la vita le stesse mutande, sai quello? Io non cambio mai di idea, non cambio mai di mutande, sei un porco. No, ok, chiaro, no, però è perché tu dicevi che devi sentirti sempre, come dire, in qualche modo insicuro quando scatti, no? Sì, devi essere sicuro di essere insicuro e non devi aver paura. Quindi forse io non ho paura, non è sicurezza. Non ho paura di essere sicuro. Ti ho detto, non arrivo in studio la mattina, non so che foto farò. Eppure c'ho i modelli, tutto detto. Allora, cosa pigliamo? Pigliamo tre modelli. Poi magari pigliamo dei palloncini. Poi, senti, pigliamo anche delle chitarre, non si sa mai. E tu ti ritrovi la mattina con questi modelli, le chitarre, i palloncini e... E cominci a giocare nella sicurezza totale, sicuramente metti in piedi qualcosa di molto più divertente. Se tu programmi che hai bisogno il palloncino con la chitarra, e lì farai una cagata. Questo è il mio sistema. Allora, io sono per eccellenza un situazionista. Io credo che qui, potrei fare 8 pagine di un giornale di moda, qui. Di da te ancora meglio, che c'hai la piantina con il neon, tutte le robe. Diventa più formale da te, diventa più figo. No, ma io qui non ho niente, e quindi forse diventa una cosa incredibile quando tu hai tutto quello che non avresti mai pensato di utilizzare. E lì allora cominci a ragionare e elaborare ciò che vedi in un modo nuovo. Capito? Provate a fare il suo esercizio. Provate a essere situazionisti. Allora, l'esercizio dell'autoritratto è il primo passo che io faccio sempre fare a tutti ai miei workshop. E vi devo dire di più. Nella mia famosa scuola, la prima cosa che ti davano da fare era l'autoritratto. Poi con quell'autoritratto ognuno doveva attaccarlo al muro e discuterne la ragione. Quindi era un tuo modo di presentarti a tutta la scuola. Seconda foto era una mela. Allora lì già scegli la tua mela, bianca e rossa, cosa, grande o piccola, o marcia, sempre una mela. E ti rendi conto. Allora ti dicono, va bene, la terza foto era un uovo, un foglio di carta bianco, una lampada.
va bene? E l'uovo doveva essere scala 1 a 1 sulla fotografia. Bene. Dovevi fare 4 foto dell'uovo, sempre scala 1 a 1. Io ero stato il 100° allievo della mia scuola, sono stato nel 61, 60 sono arrivato a scuola. C'erano 400 foto di uovo, giusto? E non ce n'era uno uguale. Allora lì ti rendi conto cosa vuol dire la fotografia. Quindi se tu mi dici, per di più tu metti anche in pose fisse, figurati. Pensa all'uovo, è così, cazzo, non c'è niente a fare. Qualcuno riusciva a tenerlo dritto. Allora, capite? È molto complesso nella tua sua semplicità il pensiero. Solo che bisogna essere capace di analizzare in modo semplice le cose più complesse. E pochi politici lo sanno fare. Pochi insegnanti lo sanno fare. E poca gente lo sa fare. Lo sanno fare i grandi architetti lo fanno, i grandi pittori lo fanno, i grandi artisti hanno tutti questa prerogativa. Allora, vai. Umberto dice, come faccio a trasmettere un sentimento attraverso una fotografia? Quando vedo un paesaggio, uno scorcio oppure un volto, vorrei riuscire a trasmettere quello che sento. Bene, allora, quando lui vede un paesaggio e viene toccato dal paesaggio, vuol dire che il paesaggio gli sta parlando. Perché quel paesaggio lì e non dall'altra parte? Capisci? Se lui dice questo paesaggio mi piace, vuol dire che il paesaggio gli sta dicendo qualcosa. Cioè lui si sta dicendo qualcosa guardando quella roba lì. Guardando un volto o guardando qualsiasi cosa. Dice, come faccio a trasmettere un sentimento? Qual è un sentimento? Il mio sentimento, il suo sentimento. Che sentimento? È una cosa astratta. È lui il sentimento. Deve trasmettere la sua reazione fotografando ciò che lo intriga o gli piace o odia. Anche l'odio è un sentimento. È chiaro che quello che sente il fotografo deve trasmettere quello che sente, bisogna essere capace anche, ragazzi. Ci vuole anche un talento a fare le robe, non è che allora ci sono le regole. Io sto dicendo, quello che sto dicendo io non sono regole, sono comportamenti, no? Ecco, una domanda sul talento. Esiste il talento o si affina il talento? In qualche modo, o si coltiva? Credo che tutti nascono con un talento, così come tutti nascono con una personalità e un'unicità. Ognuno di noi ha il suo talento, che è una combinazione di intelligenza, sensibilità, educazione, fortuna, fortuna e sfortuna, dove sei nato, chi ti ha gestito, come sei stato gestito, cosa ti hanno inculcato nel cervello, la mamma, il papà, che ti insegnano che devi integrarti, non devi integrarti, e poi devi avere la fortuna di trovare il cattivo maestro anche, capisci, quello che ti dà i problemi, il dubbio. Ci sono tanti elementi e il talento si affina costantemente nella combinazione di tutti questi. È come mettere il talento, è come un qualcosa una pietra pomice, diciamo, che metti dentro in un spazio con tante altre pietre dure e scuoti. Tutte le altre pietre gli danno una forma a questo talento, no? Deve essere fortunato. Ma io trovo
che c'è molto più talento rovinato che affidato. Ho visto dei giovani a fabbrica che sono arrivati che non era sto granché. Poi adagio, e anche il contrario, quelli che arrivano tutti fighi perché hanno copiato le robe. Io dico sempre, c'è gente, faccio un esempio con i motori, no? Ognuno di noi è un motore. Ci sono quelli che arrivano, che vanno a 50 all'ora e acceleri, vanno a 60 e vanno. E poi vanno a 80 e tu acceleri. Dici, bene, prova, Giovanni, prova. E vanno a 100, cazzo. E poi vanno a 130. Cazzo. E ti rendi conto che c'è un talento. E poi vanno a 150. E poi dici, guarda Giovanni, sei bravo, adesso devi andare a lavorare per conto tuo. Poi ci sono quelli che vanno a 140, che arrivano, vanno già a 140. Va bene? Li fai andare a 150 e fondono. Perché già a 140 sono fuori giri. Questo ho notato con i giovani. Quindi il talento è qualcosa che sviluppi, che devi saperlo gestire e non devi aver paura. Non devi aver paura di essere anche antipatico, di rompere i coglioni. E non è detto che tu abbia sempre ragione di essere antipatico e rompere i coglioni. Devi rischiare però. Talento è anche coraggio. Allora, quanto è importante, perché il problema è questo anche molto, no? Che mi ha fatto diverse volte questa domanda. Se io studio altri fotografi, la fotografia, l'arte in generale, no? Non finisce che poi è più facile per me smettere di cercare la mia via e aggrapparmi alla via di un altro e quindi in qualche modo anche inconsciamente copiarlo? Non sarebbe meglio, come dire, far tutto da me ed esprimermi semplicemente come voglio e credo senza studiare nulla? Ma io non andrei mai da un medico così. Andrei mai da un dentista così. Io penso che uno deve sommare tutte le cose che impara, culturalmente, sommarle, mettere dentro. Deve arricchirsi, perché tutto serve per poter poi scegliere e decidere su delle basi culturali, diciamo. Uno deve arricchirsi e deve avere voglia, deve avere entusiasmo, deve avere anche l'esperienza. Ma l'esperienza però io non è che sia tanto, pur avendo l'età dovrei dire io che ho l'esperienza, 80 anni. L'esperienza può farti diventare cinico, perché sai che una roba così non funziona. Invece un giovane deve avere l'incoscienza sempre di provare le cose, per quello che dico tante volte non devi sapere, però deve avere la cultura della sensibilità. Sapete cosa intendo dire quando vi dico avete l'istinto o no? Come un animale. Dentro di voi c'è una voce che vi parla, sempre. Da quando siete bambini tutto il tempo vi parla. Non a caso da bambino se sicuramente rompevi i coglioni ai tuoi genitori, perché qua, perché là? Perché c'era una voce dentro di te che diceva perché è verde, papà, perché è già? Perché c'era? Questa era la voce che ogni bambino ha dentro di sé e che esprime domandando il perché. Va bene? Bene, questa voce qui, se non l'ascolti, a un certo momento non ti parla più. E la maggioranza di tutti, quelli che conoscono, non l'ascoltano. E diventa, questa voce gli diventa sempre più debole finché alla fine non ti parla più. Allora ti appoggi alle voci degli altri. Invece questa voce qui dentro di te che ti dice guarda che devi
che rompe i coglioni, fra l'altro, sta voce, perché ti rompe i coglioni, ti farebbe far fare delle cose che tu pensi, questo qua vado in galera se dovessi ascoltare la mia voce interna. Ma deve avere il coraggio invece di ascoltarla. E non fare la bella faccina perché così, così diventi simpatico, perché la tua voce ti dice c'è la faccia da scemo, falla, così andrà bene. No, ti dice guarda che quando fai così sei uno stronzo, sei un ipocrita. E te lo dice, non dite che non è vero. La vostra voce ve lo dice che siete ipocriti, che sei ipocrita quando lo sei, che sei falso quando lo sei. Quindi questa voce, chiamo istinto, chiamalo come vuoi, dovete ascoltarlo, perché questa voce non ce n'è due uguali. Come l'uovo. Non ci sono mai stati due uova uguali. Mai. Pensa a cosa ti dico. Vorrei fare uno studio, caro. Una domanda, dice MB44. Durante il lavoro... Uno mette il suo nome e cognome, cosa avete paura? Questo l'ho detto anch'io, sì. Non a lui, ma a un'altra persona. Comunque, una domanda, durante il lavoro, il suo stato d'animo influisce sul risultato e pensa che si possa percepire a posteriori dalle foto? È logico. Vorrei rispondergli a lettere e numeri anche a lui. B 20 33 5 8 2 23 Z PK. Quando gli si è capito? Okay. È logico. Non è che siano delle macchine, non ci saranno due lavori fatti uguali. Quindi il tuo stato d'animo è importantissimo nella produzione di ciò che fai. Ma non solamente in fotografia, in tutto quello che fai. Andiamo avanti ancora con due o tre domande, poi finiamo adesso gli ultimi 10 minuti. Vai, all'una. Poi ho già visto il suo nome. Lui mi ha mandato l'autoritratto. Non lo so, chiediamolo. Alessandro Grigli ha mandato l'autoritratto e dice perché è così importante l'insicurezza? La maggior parte delle persone cercano la sicurezza, perché per lei è il contrario? Allora, non è che io cerchi l'insicurezza. L'insicurezza è una conseguenza, è una riflessione che tu fai, perché se tu fai qualcosa in sicurezza vuol dire che fai qualcosa che hai già fatto. Se tu prendi una strada nuova non sei sicuro di arrivare in quel posto là, però scopri delle cose nuove. Forse i migliori lavori, quando voi guardate i vostri lavori, sono quelli che avete fatto nel momento di maggiore insicurezza. L'essere sicuri vuol dire rifare qualcosa che hai già fatto o copi. Là c'è sicuro. Ok. Ci sono dei libri che lei consiglierebbe per approfondire la lettura e l'utilizzo delle arti visuali? Ma io non leggo romanzi, mi annoiano. Leggo saggi sociali, poesie, robe... Ma sai, il consiglio alla lettura è una cosa, è come la musica, no? Che musica mi consiglia? La musica buona. A me piace particolarmente la musica primitiva, africana, la musica ritmica, primitiva, per la madre di tutte le musiche. Poi però mi piace Bach, mi piace Mozart, mi piace Beethoven, mi piace Vivaldi, mi piace tutto il classico. E poi sono un figlio rock and roll, ragazzi miei. E mi piace il jazz, perché il jazz è una cosa che non è mai antico, è sempre moderno. Ascoltate un disco di Miles Davis con John Coltrane, è incredibile la modernità, non invecchia, stranamente il jazz non invecchia, come Bauhaus. Infatti è stato fatto nello stesso periodo. Quindi mi piace
mi piace la musica, ma non faccio, è chiaro che c'è la differenza fra Beethoven e Miles Davis, ma non tanto alla fine. Per me mi dà la stessa emozione, pur essendo una forma diversa. Mi piace Pollock, conoscete i quadri di Pollock, no? E mi piace Mondrian, che invece è tutto razionale, geometrico. E Pollock invece è dispersivo. Quindi non ho veramente regole, non ho regole, come la fotografia, non può avere regole. Se c'è regole è già vista, è già fatta. Se qualcosa ha sopra delle regole, vuol dire che è già stata studiata e regolarizzata. Chiudo con questa domanda. Oggi ho proprio completamente dedicato, insomma, la live alle domande, e ci tenevo anche, perché è una sorta di conversazione in cui io sono da tramite, però ci sono tutte le persone che ci seguono in chat che seguono e possono, come dire, in qualche modo interagire anche con lei. Alessandro Giri dice: lei parla di rischiare, ma c'è veramente posto in Italia per chi rischia, o non siamo ancora pronti come lo sono all'estero per affidarci a giovani che hanno voglia di dire la loro? Ma devo dire che non è che all'estero, io posso dire che all'estero ho fatto la maggior parte dei miei lavori, perché all'inizio, quando ho finito la scuola, ho cominciato a lavorare un pochettino in Italia, ma ho subito fatto un piccolo portfolio di quello che avevo. Ma però, ragazzi, avevo le cose che erano molto specifiche per la mia generazione. Cioè, avevo delle fotografie del rock and roll, avevo fotografie della miniconna, avevo delle fotografie che documentavano la mia generazione. E chiaramente i giornali di allora erano molto interessati in questo, no? E sono andato a lettere, facevo un po' di reportage, fotografavo le espressioni della mia generazione, no? Gli atteggiamenti, i capelli lunghi, e così un primo giornale di moda mi ha detto: ma Toscani non farebbe un servizio di moda per noi? Non pensavo di fare il fotografo di moda. Però mi ha dato la possibilità di fare questo perché gli avevo portato qualcosa attraverso la quale loro avevano capito che c'era una storia che stava succedendo. Non tanto la storia delle mie fotografie, ma io fotografavo una storia che stava succedendo, storica, capito? E così ho cominciato a lavorare, a fare le foto di moda, ma non era tanto la moda dei vestiti, era la moda di un atteggiamento culturale, generazionale. E adesso sicuramente mi rendo conto che non ci sono più giornali così, che adesso non c'è più l'assorbimento di questo genere di fotografia. Quindi per questo dico: il mestiere non c'è più. Adesso vi dico proprio, siamo, perché ci sono anch'io, in 100 a fare i grandi lavori al mondo. È vergognoso, ma è così. Perché? Perché per fare le grandi campagne c'è un tale investimento economico che i committenti non si fida ad andare da qualcuno che non ha l'esperienza. Purtroppo è così. Non si fida. Il rischio è troppo grosso. Allora vanno dai grandi professionisti che, bene o male, questo qua è Nicola. Nicola, ti richiamo fra 3 minuti. Ciao. Cioè vanno da chi, da dove non si rischia. Io personalmente però, quando sono stato direttore artistico di Talk nel 2000, il giornale della Miramax, facevo lavorare i giovani sconosciutissimi. Ma perché mi intendo di fotografia? E in Italia, l'ho già detto, non esistono i veri foto editor, non esistono. All'infuori della Calvenzi, sì, però non esistono i veri foto editor che hanno sviluppato la cultura della fotografia. Non esistono. La fotografia non è mai stata rispettata in Italia, come in Francia, per esempio. Infatti sono andato in Francia a lavorare per il giornale Elle, e lì sono riuscito, insieme a Peter Knapp, a fare un giornale. Cioè lo stile Elle
sono anch'io un po' responsabile di questo. I fondi bianchi, le ragazze che vivaci, sorridenti, poco onoresche. Adesso si è perso un po' tutto, però è sempre il giornale più vivo è quello. Ok, chiarissimo. Oliviero, siamo le 13 e voglio rispettare insomma la parola data e quindi direi di fermare la live in questo momento. Lei aspetti un attimo, finita la live, che la saluto, quindi fermo e poi mi fermo un secondo a salutarla e ringraziarla, però lo faccio qui anche davanti a tutti perché credo che sia stata una bellissima. Ma quanti sono? Adesso sono 116 in questo momento. L'altra che Che Guevara è andato a fare la rivoluzione dove l'hanno ucciso erano 101, quindi siamo sufficienti. Siamo sufficienti. E poi il video della volta scorsa ha fatto 4.000 view, perché poi rimane, e quindi la cosa bella qui è che i video rimangono, e chissà tra 10 anni quanti view potrà fare e quante coscienze potrà muovere una live del genere. La ringrazio perché è stata un'ora importante. Io ho sentito importante, ne sentivo anche il peso, la responsabilità, e grazie davvero perché queste condivisioni ci fanno sempre un po' cambiare e riflettere. Va bene, grazie a voi. Grazie a tutti che è stata con noi. Alla prossima. Ciao. Alla prossima.